Altro che il codice da Vinci, il codice da Stepney. Non le voglio le tue tette in faccia. Ma dove sono? Cazzo mene di Van Gogh, io ti do fuoco. Se hai appena detto qualcosa, non ho sentito. Ma non devi sentire niente, devi lasciarmi in pace. That's good for you, that's good for me. Mi raccomando ragazzi, prima di guardare il 28esimo episodio, andate a vedervi il 27esimo che è uscito oggi pomeriggio alle 13 in punto. Buona visione. Vai, proviamo. Tentativo step numero uno. Vai. Benvenuti nel 28esimo episodio. No. Buio. Che cazzo sta su? Sei immobilizzato. L'hai immobilizzato anche a me. Via, corri. Butta giù sto cazzo di muretto di me. Buttalo giù. In nome di Dio, aprite questa porta. State buoni, eh. State dietro. Abellino, la faccia è trapassa. Oh, mammina. Oh, santo Dio. Buttati giù anche dietro a me, allora, a sto punto. Grazie mille. Grazie, Gino. Mi ha salvato la vita. Ok, piano. Ah! No. Siamo fuori di testa con... Lo spingo, raga di sotto. Vai nel vuoto, merda. Vai nel vuoto. No, ci mancava poco e cadeva. No. Immagini buttarmi nel vuoto. Sarebbe veramente il col... Mi sta spingendo. E muori, schifo. Non vedo niente. No. Sono fottuto. Oh, m'ha preso in pieno. Mangia. Scappa. Ma dove stiamo andando? Non lo so. Non si accende più l'accendino. Sta arrivando di nuovo. No, non sa più dove sono. Ma cosa? È morto a pecorina. Muori, merda. Accetta. No. No, non sono morto. Sono vivo. Un'altra volta. Ci hanno seccato, raga. Stavolta hanno vinto loro. Spiegatemi, io chi devo maledire? Chi devo maledire per questa cosa? Non lo so. Ma che caspita gli hanno dato a proteggere a quel coso? Cioè, vi rendete conto che tutti gli altri morivano dopo un pochino e lui non muore? Poi da quant'è che fanno così male? Da quando? Non mi ricordavo così potenti. Io non so voi, sinceramente, ma mi ha squagliato. Che cazzo ti ridi? Ci vediamo quando esco, bello. Preparami un panino. Per sicurezza voglio vedere anche cosa succede. Come fanno a morire? No. Di nuovo, no. Sono caduto un'altra volta. Devo mettere l'accetta perché sennò non posso difendermi. È morto, che bello. Ah, che bella notizia suave. Ora ritroveremo di nuovo qui il muretto. Ma ributtiamo giù un'altra volta. Altro che il codice da Vinci, il codice da Stepney. Cosa ci riserva il nostro destino oggi? Prima eravamo bloccati qua in angolo. Giù c'è l'acqua. In teoria possiamo anche esplorare. Piano. Mica vorrete già far casino. Non voglio scendere. Scendere comporta incontrare posti pericolosi. Ah, ci sono dei piccignaccoli. Aspetta, eh. Capito che siete frenetici e vogliosi di mazzate, ma con calma. No. Dammi intanto della dinamite. Sì, che bello. Ho detto a caso, ma c'è veramente. Si deve scendere secondo voi? Oppure. Qua non vado giù. Ma posso mettere anche la tuta da sub. Ma sono sicuro che qua non ci sia nulla. È una pozza d'acqua, è uno sputo. A minestra. Qua si può fare climbing e si può scendere. Non so perché, ma mi sembrava di averla già visto una zona del genere in passato. Però visto che sono tutte molto simili ste grotte, può darsi che non sia la stessa. Lo scopriamo subito. Basta aprire la mappa. Da che siamo? No, laggiù non ci siamo mai stati, quindi direi di scendere ancora un po'. Altra parete diroccabile. Devo trovare tutti i passeggeri dell'isola, altrimenti che senso ha? La gente appesa, ciao, chi sei tu dei tanti? Non lo sapremo mai. No, t'ho visto, sai. T'ho visto, Lido. No, stammi lontano. Che palle. Non è possibile. Io pensavo di averli uccisi tutti. Invece no. Però se mi sbagliavo. Mi stai spattendo le cazzo di tette in faccia. Non le voglio le tue tette in faccia. Si è bloccato? Sì, si è bloccato. Allora prendi la Molotov. Come nei migliori bar di Caracas, quando la situazione sfugge di mano, prendi e dai fuoco alla gente. Pare più che è giusto. Questo dovrebbe essere molto più debole rispetto all'altro, eh. Aspetta, lo schivo. No. Ho detto lo schivo. Vaffanculo, ho detto che lo schivo. E che palle. Non voglio morire di nuovo. No. Significherebbe dover uccidere di nuovo due boss. Non mi va. Non ho più armatura, raga. Questo è il problema adesso. Quando tiri fuori la Molotov, ti esponi ai suoi danni. Perché l'unico modo per pararsi è avere un'accetta. Magari non può passare nell'acqua. Che ne so io. Che è sta roba? Cazzo, mene di Van Gogh. Io ti do fuoco. Vai! Boom, brucia ancora un po'. Tanto fa bene.
Ah, guarda, ci sono altre cose qua per terra, che bello. Mi hai rotto i coglioni, vai a giocare con la pallina. Se salgo qua sopra lui non... ci arriva. Invece sì. Evidentemente ci arriva, no? Tieni sempre la faccia davanti, eh. Non dargli mai le spalle. Che ora ci allontaniamo e prendiamo le medicine un secondo, eh. Solo qua. Eh no, eh no. Agguato no, no, no di nuovo. Quanti sono, aiuto. Ma no, non è giusto. Muriamo di nuovo. Non so che dirvi. Non so veramente che dirvi. Corri, vai, stronzetto. Il problema è che sto esplorando tutta la grotta. Quindi sto attivando tutti quelli che vogliono uccidermi. Qua sopra non dovrebbe arrivarci nessuno, eh. No, 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 no. What the fuck? No, 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 raga. Ho mancato la corda. Mangiati la medicina. L'ultima medicina. Siamo morti. Siamo fottutissimi. Dove stiamo andando? Ma dove sono? Nessuno di noi aveva programmato questa cosa. Fatto sta che in qualche modo si dovrà andare giù prima o poi. Questo cos'è? Altra Bibbia, fai la scorta di Bibbia. Mi sa che devo lanciare un flare per capire cosa c'è laggiù in fondo. Non ci sono più corde. Raga, ho trovato un'altra porta. Quella corda da dove arriva? Da là sopra. Dobbiamo andare là sopra. Oh mio Dio, ho trovato un'altra porta dell'inferno. Qua serve il rampinetto, quindi. No, non questo. Se hai appena detto qualcosa, non ho sentito. Ma non devi sentire niente, devi lasciarmi in pace. Adesso sì che riconosco l'inventario di una volta, quello dove eravamo sempre alla buccia, rischiando di morire da un momento all'altro. Sul fondo è strapieno di indigeni. Per quanto io abbia ucciso boss di più grande calibro, tanti indigeni sono comunque un problema. Soprattutto se stai andando al centro della terra. Ma no, no, no. Occhio, occhio, no, raga. No, da dove è caduto? Dal cielo. Siamo in una bruttissima situazione adesso. Una pessima situazione. Rotolino, sbirulino, beccatelo nel culo. Mori? No. No. La corda? Montali la corda. No, non voglio morire, non voglio morire. Giuro che non voglio morire. Sali in cima subito. Subito. Ciaone. Siamo dei cadaveri ambulanti. Non possiamo dormire. Non possiamo salvare. Non abbiamo medicine. Oddio, questo è una medicina. Questa è una medicina, raga. Cazzo dici? Oddio, oddio, non ci voglio credere. Ma perché mi danno i semi secondo voi? Vorrei farvi notare, a parte che c'è uno che si chiama Bondi, anche un mio amico si chiamava Bondi, vabbè. Ci mancano 22 passeggeri ancora. Mica ci volevo fermare da 3 abortini lì, ma col cavolo. Sono io il re delle grotte, non mi avrete mai vivo. Piuttosto mi faccio ammazzare. Devi fargli vedere che non hai paura di loro, devi fargli proprio vedere. Vedi, quello laggiù che si sta avvicinando, ora gli dai un'ammazzata in testa e lo lasci lì. Fuoco bello. Che loro bruciano e muoiono e te poi invece fai l'armatura. Ed è bella la vita quando l'hai l'armatura. Invece quando non ce l'hai è brutta. Quando ce l'hai è bella. Sa che oggi, raga, è uscito proprio un forest day. Poi nel dubbio prendi un flare e lo fiondi laggiù in fondo. Così scopri che l'inferno è ancora molto profondo. Qui qualcuno ha spaccato una porta enorme. Ho appena messo la gamba di un indigeno sul fuoco o sbaglio? Spero vivamente che voglia farci le ossa e non mangiarsela, perché non sarebbe proprio la scelta migliore. E invece se la mangia! È poca, ma meglio di nulla. Erano molti di più di 2, eh. Io ne avevo visti un treno di sti geggi, però ok. Avete capito quanta roba su non abbiamo visitato? La la! Cos'è sta geggio? Non posso andare di là? Sei serio? Cioè posso solo vedere dall'altro lato? Magari ci arriva da qua. Può darsi. Guardate, infatti, come previsto c'è l'acqua. Infatti noi ci andiamo. Là. Ciao. Ciaone, ciaone, bruciate entrambi, sì. È quello che volevo sin dall'inizio. E voi moriste tutti quanti. That's good for you, that's good for me. Ho bisogno di salvare la partita, raga. Come cavolo faccio? Altri indigeni, altri 3 indigeni, cazzo. Siete una marea, siete. Oh mio Dio. Pure questo è ancora vivo. E cosa c'avete? 10 vite. Non lo vedo rotolare, raga, non so dov'è. Eccolo lì. Visto. Sì, tanti Dio. Un proiettile. Ma raga, non è possibile una cosa del genere, ve lo dico sinceramente. Sono ore che continuo a trovare centinaia e centinaia di indigeni. Cioè, questa è la grotta più grossa mai vista. Vediamo il lato positivo. Ora ci facciamo una vera e cazzutissima armatura. Direi che si può anche andare adesso, eh. E si butta in una pozzanghera la nostra esplorazione. Wow. No, non dirlo. Ma che cazzo vuoi da me? Cosa vuoi da me? Sta affogando. È morto affogato. No, raga, è stata
Questa scena è stata troppo bella. Io ho detto no, perché non avevamo più esplosivi. Non potevo buttarlo giù il muro. È arrivato il tipo, l'ha buttato giù da solo e si è suicidato. Questa scena è impagabile. Questa scena è leggendaria. No, ma siete pazzi? No, non è possibile. 5 boss mi hanno dato. 5 boss. Buttati nell'acqua e muori pure tu, definitivamente, che non sei altro. Ciao, merda. È follia pura, che questi mi stanno buttando tutto contro. Tutto quello che trovano me lo lanciano contro. Ma a noi non si molla un cazzo. Raga, ho trovato un'altra porta. No, basta, no. Sono stanco. Ragazzi, sto registrando da 1:20. Basta. Io direi che per oggi ci fermiamo qua. Cari amici, stanno succedendo cose allucinanti. Prima ho detto ho trovato un'altra porta, pensando che fosse un'altra porta. Ma non era un'altra porta. Oh mio Dio, che capelli. Ora l'altra porta l'abbiamo trovata veramente. Abbiamo trovato 20 boss. Direi che il Forest Day di oggi può terminare qua. Io spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, spolliciate, commentate e condividete sempre per nuovi episodi della serie. Io pensavo che fosse finita, invece abbiamo ancora un bel po' da esplorare. Poi ci sono, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Qua lo sapete tutto. Un pusher non è mai in ritardo, coglione. No, woman, no cray. No, woman, no cray.